tutti, gentili telespettatori, siamo arrivati alla sesta puntata. Il tempo è volato, abbiamo iniziato nei primi del mese di dicembre, già siamo quasi a fine gennaio, abbiamo avuto questo intervallo di Natale, a una settimana che non ci vediamo, non ci sentiamo, e così questa sesta puntata abbiamo nuovamente degli ospiti nuovi, ma io direi anche degli ospiti eccezionali. Perché sono intanto di settore diverso e ognuno nel proprio settore ha un curriculum abbastanza importante. Io oggi mi ritrovo con grandissimo piacere di avere accanto a me il maestro Mimmo Cascino, che è la storia vivente della nostra cucina siciliana, che parleremo appunto oggi di questo. È figlio d'arte lui, ma nello stesso tempo anche suo figlio è un grande chef, è un insegnante, insegna nella scuola che è stata intestata proprio a papà tuo, Paolo Cascino. Il commentatore è Paolo Cascino, grande, grandissimo chef. Io mi ricordo, ero ragazzo, suonavo nei suoi locali perché ne avevano un'infinità. Abbiamo subito fatto amicizia con lui, con papà, con tutta la famiglia Cascino, proprio perché sono sempre stati, oltre che degli ottimi professionisti, insegnanti, lui è stato anche insegnante di cucina, se non vado errato. Sì, ho insegnato all'Istituto Alberghiero, oggi Paolo Borsellino, che prima era in via Lincoln a Palazzo Junco, ora passò a Piazza Bellissima, ho insegnato per 36 anni là. Esatto. E adesso insegna mio figlio perché si è diplomato, ha vinto il concorso a Reggio Emilia. E insegno a un istituto che hanno intitolato a mio padre, un istituto statale, che è Francesco Paolo Cascino. Questa puntata doveva esserci anche Roberto, sì. Però per problemi di scuola, perché lui essendo insegnante ci sono gli scrutini in questo momento, non è presente, però ci rifaremo la prossima volta, una delle prossime volte, che poi andremo a concordare anche compatibile con gli impegni che i nostri ospiti hanno. Alla mia sinistra invece abbiamo Francesca Calizza. E cosa fai tu? Io canto. Allora ora ti sentiamo fra un poco. Sì. Perfetto. Mentre alla tua destra ti gestisci tu. Io devo dare degli aggiornamenti, ecco. Appunto. Vi ricordo intanto che andiamo in onda la domenica alle 23.15 su TRM, sul canale 13, e sempre la domenica in replica su Telenova alle 20.05. E prossimamente ci potrete trovare anche sul web, su trmweb.it e sulla pagina Facebook di TRM. Ma vi invito anche, tu dicevi che da una settimana che non sentiamo i nostri teleascoltatori, e non è così, perché noi abbiamo un pubblico che ci segue sul Facebook, c'è la nostra pagina Positivo e devo dire che riceviamo diversi messaggi anche con consigli, complimenti, suggerimenti, ed è bello poter interagire con il pubblico. Perché ti dà contezza del fatto che gli argomenti che trattiamo sono di interesse diffuso e che come affrontiamo le tematiche piace. Ecco. E allora proseguo con i nostri ospiti. Alla mia destra abbiamo Daniele Vella, l'assessore alla cultura del comune di Bagheria e anche vice sindaco, con cui parleremo del mese della cultura, una rassegna di lettura che si sta svolgendo a Bagheria in questo periodo. E a seguire abbiamo la nostra amica Patrizia Misia, che è un'attrice teatrale, che insieme ad una collega che oggi doveva anche essere qua, Desiree Bologna, formano un duo cabarettistico. Ecco, parliamo con l'assessore Vella. Noi oggi affronteremo due tematiche. Parleremo anche della trentesima marcia che ci sarà il 26 febbraio, la marcia Bagheria Casteldaccia, organizzata in collaborazione con il Centro Studi Pio La Torre. Oggi doveva essere presente qui il presidente del Centro Studi, Vitolo Monaco, ma per imprevisti che possono succedere sarà sostituito meritevolmente dal nostro assessore Vella. Allora, parliamo di questa rassegna della lettura che avete ideato voi per incentivare la lettura, per essere appunto una scelta importante
per aumentare la consapevolezza a tutte le età. Ecco, sì. La lettura diventa uno strumento di approfondimento culturale, di conoscenza storica. Dalla vostra locandina, che prego la regia di mandare in onda, possiamo vedere i tanti temi che avete affrontato. Imminenti sono sicuramente due appuntamenti, quello del 28 gennaio che si svolge a Palazzo Butera dal titolo Shoah, storia degli ebrei in Sicilia durante il fascismo, di Lucia Vincenti, e poi avete un altro appuntamento conclusivo il 6 febbraio a Villa Cattolica. Villa Cattolica e Misfatti prima della mafia. Devo dire che l'idea di una rassegna dedicata solamente alla lettura è stata subito sposata dall'amministrazione, perché riteniamo che investire sulla lettura, incentivando quindi i nostri cittadini e tutti coloro che vorranno partecipare a tale tipo di rassegna, a leggere, ad approfondire, è per noi importante per sviluppare uno spirito critico, sviluppare uno spirito anche costruttivo verso un nuovo modo di guardare le cose e la realtà che viviamo. È fondamentale farlo attraverso la lettura, perché la lettura permette di riflettere, permette di avere un pensiero proprio, permette di conoscere tante cose che magari la realtà quotidiana di ogni giorno fa passare in secondo piano. E lo si vede anche dal mese della lettura che abbiamo proposto, che fa degli approfondimenti molto importanti. Il fil rouge, se posso dire, di questo mese della lettura è stato, nelle sue prime presentazioni, quello delle verità nascoste. Il nostro paese, l'Italia, è un paese dalle tante verità ancora da svelare. E quindi abbiamo parlato e abbiamo presentato un libro di Cucchiarelli, famoso giornalista dell'ANSA, relativo all'omicidio di Aldo Moro. O ancora abbiamo presentato recentemente un libro che approfondisce le ultime ore di Pasolini. Così come qualche mese fa abbiamo trattato insieme a Fiammetta Borsellino il tema della verità, purtroppo, della strage di Via D'Amelio, ancora nascosta e ancora turbolenta. Proseguiremo, poiché ci avviciniamo verso il giorno della memoria e quindi il ricordo della Shoah, affinché non riaccada mai più, con un approfondimento su quelle che sono storie di famiglie ebree a Palermo, nella nostra Sicilia. Puntiamo molto ad un ricordo di quei tragici momenti, perché la storia è maestra di vita e quindi la storia deve insegnare soprattutto a noi e alle nuove generazioni quelli che sono i percorsi più giusti da dover seguire. E viviamo in un'epoca in cui nel nostro bel paese questi percorsi non sempre sono ricordati appieno, in cui ancora c'è tanta discriminazione, in cui ancora c'è paura dell'altro, del diverso, paura di chi ha una mente autonoma o critica, e quindi approfondire quello che invece deve essere la cultura dello stare insieme, del bene comune, dell'accoglienza, del lavorare insieme per lo sviluppo della propria comunità, per noi è fondamentale. Per questo questi appuntamenti hanno per noi, come posso dire, una valenza ancora maggiore rispetto al percorso che stiamo portando avanti. È un percorso culturale impegnato e che, oltre alla lettura, mette al centro i beni culturali di cui Bagheria è piena. E quindi, se mi possiamo posso... anche dire, assessore, appunto, sì, che questi momenti aiutano tutto il pubblico a confermare conoscenza, memoria, ma anche ad essere uno strumento nuovo per amare la storia, perché sembrerebbe che la storia si ripeta, e finché parliamo di eventi positivi, che ben venga, ma se parliamo di eventi così tragici che ancora a distanza di anni e di secoli segnano fortemente la nostra memoria, è bene che non vengano più a ripetersi, ecco, che non si susseguano. Ecco perché momenti del genere, che escono fuori da un contesto didattico, possono anche aiutare i giovani che acquisiscono informazione e consapevolezza attraverso questi momenti diversi, che probabilmente incidono di più nella loro memoria. Che idea. Assolutamente, assolutamente sì. Io sono stato molto contento di aver ricevuto
una lettera da parte del prefetto di Palermo che voleva essere relazionato rispetto all'attività che l'amministrazione comunale stava mettendo in campo per la giornata della memoria. Da un lato questo mi ha fatto piacere, dall'altro però mi fa riflettere se la prefettura si pone il problema di vedere quante organizzazioni e quante amministrazioni organizzano attività, vuol dire che forse la soglia di attenzione deve essere tenuta alta e noi la vogliamo tenere assolutamente alta attraverso il coinvolgimento delle scuole, dei cittadini attivi, delle tante associazioni, e quindi un approfondimento è un modo di comprendere, è un modo di capire. È un modo di evitare che degli errori grandissimi della nostra storia recente, tra l'altro, si possano ripetere. E invece leggere le cose in chiave positiva e cercare di capire che da un rinnovato clima può nascere anche un'opportunità di sviluppo per il nostro territorio. E questa è una chiave positiva che deve essere sempre data, perché dobbiamo guardare, io dico, le cose da un'ottica positiva e cercando di investire sullo sviluppo del nostro territorio. Ma devo dire che proprio voi siete stati sin da subito presenti con un palinsesto ricchissimo di iniziative, attività che hanno coinvolto tanti temi e che continuano ancora ad essere tante le aree di interesse che devono essere ancora, diciamo così, affrontate, indagate, svelate, vissute, ecco, allargate sempre di più ad un pubblico più grande, più giovane, più vasto, più maturo, affinché possa esserci questo trasferimento anche di ricordi reali, ecco, sentirsi raccontare da un nonno, da una zia, di ricordare i tempi della guerra, che si viveva con il brodo e il pane duro, si mangiavano queste cose, per esempio, rispetto al capriccio che può fare un nipotino che vuole quel cioccolattino piuttosto che quella merendina. Dico, sono momenti che possono sembrare importanti, così sfuggenti, ma in realtà segnano un tratto importante. Allora, noi parleremo dopo della marcia, manderemo in onda anche delle immagini. Nel frattempo so che Ciro ci voleva ricordare volevo della vita del nostro maestro Cascino. Parlare del mio carissimo amico maestro Mimmo Cascino, che ovviamente mentre che parliamo andranno in onda delle immagini. Sì, noi abbiamo fatto una ricerca, caro maestro, su, e quindi ci abbiamo documentati, ti abbiamo messo a fuoco. Quindi ti chiediamo di non emozionarti abbastanza. Non ti emozionare, perché vedrai anche delle foto un po', diciamo, non vecchiotte, ma che ricordano un po' tutta la storia della tua famiglia. Sono delle foto belle, perché degli scatti autentici, perché sono degli scatti che sono stati fatti 50 anni fa, 40 anni fa, e quindi lui ha il piacere di questa vedere. Questa foto cosa ti ricorda? Per esempio, quando è venuto Papa Wojtyła, siamo stati al Palazzo Arcivescovile per 3-4 giorni, abbiamo fatto pranzo e cena. Sì. Questo è l'istituto alberghiero, che facevamo dei corsi di gastronomia con i ragazzi e poi facevamo corsi di gastronomia per signore, e qua già io insegnavo. Ecco, anche questa foto, oggi nelle cucine anche delle scuole, dei ristoranti. E quello è Roberto. Questo bambino è Roberto, diciamo, giusto? Avevamo, cioè, mio padre, io e Roberto. Ecco, esattamente. E mio fratello. E guarda, sei preciso papà tu oggi. Eh sì. E come Roberto è preciso a te, cioè è una, una familiarità, di viso impressionante. Sì, è stato bello perché abbiamo avuto l'onore di aver ricevuto dal Papa Wojtyła un menu firmato da lui, che teniamo molto. Tenete caro, è un ricordo indubbiamente da non. Non possiamo dimenticare. No, assolutamente, anche perché insomma, anche essere scelti dal Papa come per il suo pranzo o cena che avete fatto, non è da poco. È stato il cardinale Ruffini, credo che sia stato. Ma una curiosità, quanti chef sono nati sotto le tue mani? Parecchio, su 36 anni, diciamo che non tutti i ragazzi riuscivano bene. Ecco, qua però vediamo Papa Wojtyła con Roberto, piccolino. Sono usciti parecchi chef che mi hanno dato molte soddisfazioni, perché oggi dirigono o alberghi o ristoranti o insegnano all'alberghiero,
Queste sono state belle soddisfazioni per me. Ecco, questo è un libro, questo una copertina libro di un libro, La cucina palermitana. Sì. Ecco, se, ecco, questa è una prima pubblicazione datata, nel senso che rispetto alle pubblicazioni di oggi, dove ci sono molte immagini scenografiche, ai tempi tuoi, Mimmo, volevo chiederti, non c'era tutta questa spettacolarizzazione, questo show che viene fatto intorno al cibo? No, diciamo di o no, c'era, però venivano molto fotografate, allora non... C'erano pure, i piatti venivano ben presentati, certo oggi c'è più creatività, questo è importante perché ognuno poi... Ogni chef, a parte quello che ha appreso, ogni ragazzo quando ha fatto un apprendizaggio, dopo quello che ha fatto ha avuto esperienze e poi deve mettere un po' del proprio, certo, un po' d'amor proprio. Io oggi pomeriggio ti ho portato un ricordo che tenevo caro a casa. Io sono sicuro che tu forse, dico forse perché non ce l'hai più questo libro, e io te lo ridò. Ciro, io ti ringrazio perché effettivamente non ce l'ho più, perché è stato il primo libro che ha scritto mio padre, parliamo di 50 anni fa, e purtroppo non... Come vedi io l'ho tenuto caro per tutti questi anni. Ero piccolino, ancora era giovane, più non piccolo. Un giovane chef. Però diciamo che l'insegnamento di mio padre è stato importante perché... A parte nel settore alberghiero. Ha fatto la storia, perché ha lavorato nei migliori alberghi d'Italia e anche all'estero. Per me è stato un fratello, un padre, un maestro. Ma io me lo ricordo per la sua... Intanto, oltre che bravura, signorilità, gentilezza, un galantuomo di altri tempi, potremmo dire già sin da allora. Certo, sì, che mi, certo. Come mi ricordo quando noi ci siamo conosciuti a Villa Airoldi, nei primi anni degli anni 70, sì. Che tu mi dicesti che io suonavo con un gruppo che si chiamano Niente Rechia. Stiamo facendo storia passata. Parliamo di 50 anni fa. No, 50 anni no, se no dicono quanti anni fa. 70, 40. 70, diciamo più di 30 anni fa, ecco, così ci manteniamo nella media. E da allora poi, fino agli anni 90 abbiamo lavorato insieme. E tante volte ti ricordi, Maestro Cascino, non perché lo voleva fare, ma certe volte mi chiamava in ufficio, era l'una meno 10 e mi arrivava la sua telefonata. Già io capivo che c'era qualcosa. Mimmo, che c'è? Dice, sai, ci sono gli sposi che stanno girando, che fa? Potete venire? E io in mezz'ora dovevo organizzare il gruppo per fare... No, perché a volte capitavano che magari la coppia di sposi erano indecisi, poi all'ultimo momento, potevamo prendere l'orchestra, non vi preoccupate. Ci penso io, c'è Ciro. C'è Ciro, chiamavo Ciro e veniva subito, anche bene. Perché a parte ogni cosa eri un professionista. Grazie, troppo buono, questo detto da te mi onora. L'onore è tutto mio. Ce lo dividiamo. A questo punto però dobbiamo pensare anche alle nuove leve. Noi abbiamo qui accanto una nuova leva, nel senso che è giovane, bella e giovane. Grazie. Che ti chiami? Francesca Calino. Ecco, Francesca, adesso tu ci farai sentire qualcosa dal vivo, anche per fare capire alle persone che noi, tutti gli artisti che vengono qua, cantano e suonano dal vivo. Poi vi dirò anche, però prima che lei canta, mandiamo la pubblicità. Sì. Siamo d'accordo? Mandiamo la pubblicità. Vi dirò questo, che materialmente noi, fra aprile e maggio, col maestro Edimondo Negri, faremo in uno dei teatri di Palermo, non dico quale perché potrebbe essere uno e poi poi magari cambia, faremo un grande spettacolo dove presenteremo, assessore, questo è riferito anche a lei. Benissimo. Presenteremo gli spettacoli che porteremo in giro per la Sicilia. Questo perché io insisto che noi in Sicilia, come mi ha insegnato il maestro Cascino, non siamo i primi ma non siamo secondi a nessuno.
E quindi di conseguenza dobbiamo dare spazio prima ai nostri artisti, poi a quelli che vengono da fuori, se rimangono soldi, però quei soldi che dovremmo dare a loro, facciamo lavorare a tanta gente che noi qua abbiamo e abbiamo bisogno di crescere. Siamo d'accordo? Assolutamente. E allora, mandiamo la pubblicità e poi sentiremo la nostra Francesca cantare. Va bene? A fra poco. Pozzanghere in città, sembrano che se ne freghino della ricchezza che ora viene dopo. Va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle mie capacità. Eccomi, sono tutta un fremito. Resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciata da sola davanti al cielo e non so leggere. Vienimi a prendere, mi riconosco le tasche piene di sassi. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciato da sola davanti a scuola. Non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosco le tasche piene di sassi. La faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Grazie. Brava, bravissima. Gli applausi te li facciamo noi perché non abbiamo pubblico qua. Il grazie. Pubblico l'abbiamo. Però cosa ti dice Sanremo? Sanremo, Cosa ti dice? Stata una delle mie ultime esperienze. Sono riuscita ad arrivare nei 24 finalisti nazionali, appunto di Area Sanremo. Poi il mio percorso si è interrotto, però è stata una grandissima e fortissima esperienza. Ma sei giovane e sì, quindi sì. Puoi riprenderla. Sì, sì, e sicuramente ti ha creato una base. Sì, sì, assolutamente sì. Assessore, abbiamo visto quanta molto brava. Quanta stoffa c'è? Cioè, dico, dobbiamo molto brava, allora dobbiamo promuoverla allora. Se, ecco, quelli che se, sono lei, talenti, se lei non ci dà una mano a promuovere il nostro territorio, io me la prendo con lei. Assolutamente sì. Noi abbiamo questo come dovere, ma soprattutto come piacere. Grazie. Se non si sa promuovere quello che abbiamo qui, insomma, abbiamo già fallito in partenza. Ecco, specialmente come abbiamo visto, è tutto praticamente tutto dal vivo.
Stiamo vedendo infatti qualche immagine del Festival Show. Qui ho partecipato al Festival Show, è stata una delle tappe fatte a Vicenza dove sono stata ospite e ho cantato davanti a circa 5.000 persone. Com'è questo fiato? Ne hai abbastanza? Per... Sì, è stata una grandissima esperienza, appunto. Un po' di paura, però ce l'abbiamo fatta. Però ti dà quell'adrenalina che serve per uscire fuori la grinta. D'altronde dobbiamo andare avanti. Ecco, sei giovane, hai tutto un futuro di avanti. Sì, sì. Ecco, probabilmente quando si è davanti a un pubblico così importante, quello che viene fuori è la libertà della paura. Sì, sì. Ecco, quindi le ali ti permettono totalmente te stessa. Esattamente. Bene, a questo punto noi dobbiamo intanto intervistare anche la quarta ospite che abbiamo. Se lo vuoi fare tu, lo faccio io, lo facciamo insieme. Che non vorrei che magari... Mi intervisto da sola? Può essere anche una battuta qua, di uno show. Scusate. Assessore, qua la quota rosa ogni volta si supera. Anche io do una mano, non ci sono problemi. Hai visto? Abbiamo così... Si fa... Braccia in più, allora, che possono aiutare a conoscere la nostra Patrizia Misia, che non deve sentirsi sola perché non è in compagnia della sua... Purtroppo Desiree, per motivi di salute, non è potuta essere presente, e pazienza, la prossima volta saremo di nuovo qui per farvela conoscere. O mancherai tu. O mancherò io, non lo so, magari mi sono espressa. Ma comunque, guarda, è importante stasera che tu sia qua, perché io ritengo che intanto ci sei, quindi tu puoi parlare di te, parliamo un po' di te, delle tue esperienze artistiche, di quello che hai fatto, ma di quello che ti prefiggi di fare anche con il nostro entourage artistico che stiamo creando. Parliamo della tua esperienza artistica. Allora, io ho incominciato 30 anni fa. 30 anni fa. Vuol dire 30 anni fa? 30 anni fa, sembra. Diciamo anni fa. Ok. Incominciai appunto da ragazza. E lavorando presso una trasmissione televisiva sportissimo, Canale 46, conobbi Michele Perricone, sì. Attore di teatro, cabaret, insomma, e mi propose di fare uno spettacolo con lui al Madison. Allora io così per scherzo dissi, Madison, ma quasi ricordiamo dove si trovava. Il Madison, Piazza Don Bosco. Perfetto. Piazza Don Bosco. Incominciai lì come valletta, poi pian piano invece tirai fuori un personaggio abbastanza sbarazzino, bizzarro. E insomma, da lì incominciai a fare una serie di spettacoli con lui, poi conobbi altri colleghi. E insomma, per poi realmente recitare nella compagnia di Scire per quasi 20 anni. Quasi 20 anni. Ora come ora, dopo che Gustavo purtroppo è venuto a mancare, ho preso la decisione di cercare di fare qualcosa di mio, tirar fuori il mio estro, l'essere più me stessa, e in collaborazione. Il tuo io nascosto. Esattamente. Il tuo io nascosto. E con Desiree Bologna, appunto, abbiamo deciso di fare un duo cabarettistico. Che già abbiamo portato avanti. Avete messo in scena qualcosa? Sì, abbiamo messo in scena un music show e cabaret in collaborazione con un cantante country in una cellicola. Abbiamo fatto lo spettacolo a Termini Imerese, insomma, come approccio non è andata male. Adesso abbiamo tante tante altre cose in mente, vorremmo appunto fare qualcosa anche qui a Palermo e insomma... Perché a Palermo? In Sicilia? A Palermo, almeno Palermo, inizialmente dobbiamo... parliamo a Palermo, la pappa d'obbligo è fermarsi a Bagheria. Mi sembra Bagheria giusto. E sinceramente non voglio toccare questo tasto, ci ho provato l'estate scorsa, pian piano allora, purtroppo ci riproveremo. Cose cambiano. sì, appunto, forse anzi è stato anche un bene, perché appunto abbiamo perfezionato lo spettacolo dopo appunto averlo fatto a Termini, e ho conosciuto altri colleghi di cui non voglio parlare in questo momento perché non presenti, perché ancora è tutto da vedere, se realmente
Mentre questa, quest'altra situazione la potremo portare realmente in scena. E insomma siamo qui. Ma Patrizia, dimmi un po', com'è recitare se stessi? Cioè la recitazione, io ho sempre pensato che è una bellissima professione perché studiando, approfondendo personaggi mm-hmm. storici, ognuno ha la possibilità di anche poter affrontare poi nella propria vita con il coraggio di quel personaggio, con l'astuzia di un altro personaggio, le circostanze che ogni vita ha da superare. E quindi penso che sia un lavoro esclusivo e importante. È giusta la mia intuizione? Sì, però ti vengo a dire una cosa, che realmente ho l'estro l'hai dentro, il personaggio lo hai dentro, o insomma non so quanto lo studio ti possa realmente aiutare. Sì, io posso dire grazie a Gustavo Scirè perché mi ha dato la possibilità di tirar fuori Patrizia Misia. Sì, proprio cucendomi addosso svariati personaggi che hanno fatto sì che io risultassi me stessa, non stessi lì a recitare, non, insomma, un tutt'uno col personaggio che alla fine realmente ha funzionato nel corso degli anni. Non so se sono riuscita a trasmetterti le sensazioni che ho sempre provato stando sul palcoscenico e calandomi nei ruoli che alla fine rappresentavano me stessa. E qual è il personaggio o i personaggi che più ti hanno effettivamente dato questo tipo di contributo, cioè facendo uscire la Patrizia allora, che era in te? È il personaggio che realmente mi ha fatto scattare la molla. Scattare la molla, quello che realmente ha tirato fuori è la mia vita reale. Reale, è stato Pullanchella in Viva Palermo e Santa Rosalia. Questo nome è strano perché una cameriera è abbastanza sciocchina, è imbranata, è... però che aveva dei momenti di riflessione, cioè di commozione. Perché il pubblico, insomma, cioè faceva sì che il pubblico si fermasse realmente a guardarlo, a guardare. Sì. Scusate, mi emoziono perché stiamo parlando di periodi della mia vita, insomma, che purtroppo non potranno tornare. Stavo dicendo questo, sì. Mi sembra che tu, dico, come se sei stato un po' sotto il sole. Sei un po' arrossita. Dico, non ce n'è il sole, ci sono le lampade, abbastanza sole. Dico, questo mi fa capire che anche quando un artista prova sempre l'emozione, è un artista. Quello che invece è troppo freddo, spedito, parla, non trasmette. Invece tu hai trasmesso, quantomeno a me, questa sensazione della tua timidezza. Assessore, se sbaglio mi corregga. Assolutamente, una persona autentica, un artista autentico. Che dici questo? Grazie, gentilissimo. Traspare. Bene, allora intanto ti lasciamo riposare un attimino, sì. Così ti riprendi dall'emozione. Allora ringraziamo Patrizia, infatti poi ci darà qualche altro ricordo della sua esperienza. Bandiamo adesso la pubblicità dei nostri sponsor. Prego la regia di inoltrare il filmato. Riscopri il tuo look. Scegli la consulenza di Roberto e Riccardo Clemente. Lookmaker I Parrucchieri, via Angiò 122, Bagheria, 091 96 18 24. A Bagheria, a 100 metri dallo svincolo autostradale, nasce un nuovo hotel resort. Villa Oltremare, con centro benessere Afrodite e osteria d'arte Il Desco. Buona cucina con i prodotti del territorio
e relax nel centro benessere, Villa Oltremare Resort. Il centro benessere e l'osteria sono aperti anche ai clienti che non alloggiano in hotel. Ci troviamo in via San Giovanni Bosco 109. Prenota allo 091 27 45 966. Afrodite, il tuo centro benessere, con piscina controcorrente, vasca idromassaggio, sauna classica e sauna infrarossi, bagno turco, doccia emozionale doppia e doccia tropicale, sala relax, angolo tisaneria, sala massaggi e centro estetico. I servizi sono offerti anche ai clienti non residenti in hotel. Ti aspettiamo presso Villa Oltremare Resort a Bagheria in via San Giovanni Bosco 109. Prenota allo 091 27 45 966. Il Desco, osteria d'arte. Il gusto incontra l'arte. Degusterai i prodotti del territorio ammirando le mostre personali di vari artisti. La cucina del Desco unisce semplicità e raffinatezza, valorizzando la materia prima. La struttura è aperta anche ai clienti che non alloggiano in un hotel. Vienici a trovare. Siamo all'interno di Villa Oltremare Resort, in via San Giovanni Bosco 109. Prenota allo 091 27 41 949. Dal 1970 il Panificio Grasso produce e porta a tavola le bontà dei nostri grani siciliani. Lavorazione con lievito madre. Pani, pizze, spincione rosso palermitano e bianco bagherese, biscotti, panettone artigianale e pasticceria tradizionale. Scegli il Panificio Grasso per una genuina pausa pranzo. Panificio Grasso, a Palermo, in via Lancia di Brolo, 157F. Anche servizio a domicilio. Dal 1996 il Consorzio Apo Sicilia riunisce 400 aziende agricole in una superficie di circa 600 ettari. Le aziende contribuiscono attivamente alla coltivazione di ortaggi e agrumi secondo le stagionalità e aderendo ai protocolli certificati a norma di legge. Consorzio Apo Sicilia, società cooperativa, via Cordova 1113, Bagheria, 091 90 20 00, www.aposicilia.com. Apo Sicilia, le migliori produzioni agricole di Sicilia. E allora, nel riprendere la trasmissione, vorrei dare la parola a Sabrina perché darà delle indicazioni sulla storia del maestro Cascino, dei maestri Cascino. Io ho voluto vedere questo libro che appunto tu hai ridato al maestro Cascino perché dietro ci sono delle simpatiche didascalie con delle firme veramente importanti, perché questo è un libro che costava 3.500 lire, quindi ricordiamoci un po' di che tempi parliamo. E qui nel retro ci sono delle simpatiche dichiarazioni di Luigi Veronelli, che è stato uno dei fondatori del mondo del vino, degli scenari del vino in Italia, di Alberto Denti di Piraino. Quindi vi leggiamo cosa diceva Luigi Veronelli del maestro Paolo Cascino. Diceva: la garbata esuberanza della cucina siciliana è ben rappresentata dalle specialità di Paolo Cascino, chef di classe internazionale. Oppure, continuava Alberto Denti di Piraino, fra gli uomini Monsù, fra gli ultimi Monsù, spicca oggi più che mai Paolo Cascino, palermitano e orgoglioso di esserlo. Adesso so che adesso, il maestro vorrà dare qualche informazione in più. Alle telespettatrici e anche agli telespettatori vi consiglio di prendere carta e penna, perché dopo che sentiremo Francesca, il maestro Cascino darà una ricetta originale, storica, di come loro facevano un piatto, più precisamente ora lo spiega, anche perché papà tu ha vinto un riconoscimento. Sì, è stato a Londra dalla regina Elisabetta e ha vinto un premio con la pasta con le sarde, ha portato tutto da Palermo,
negli anni. Eravamo nel 40, io cioè l'altro ieri. Un altro. Cioè, mio padre da giovane. Com'è che non mi ha invitato? No, non la reggiù di San Marco, non c'eravamo noi, effettivamente. Poi è stato uno degli ultimi Monsù perché ha fatto delle case nobili, ha fatto Casa Florio, allora era, eppure in Casa Deliella, dove c'era una grande villa, Piazza Croce, e poi diventò il Circolo dei Nobili. Mm-hmm. E lui ha cucinato pure un po' per questi nobili e poi ha avuto in gestione pure questi circoli e facevamo delle cene sociali il sabato con la nobiltà di quel tempo. Sabrina, mettiamo in esame a Sabrina, che cos'era la cucina dei Monsù? La cucina dei Monsù, il termine Monsù è l'abbreviazione di Monsieur le Chef, maestro di cucina, ed erano i cuochi francesi, perché parliamo del periodo borbonico, quando la lingua internazionale era il francese, non era sicuramente l'inglese come oggi, e quindi si mescolavano i sapori forti della cucina mediterranea nel regno delle due Sicilie, i sapori più leggeri, il burro, della cucina francese e altri ingredienti che fecero nascere questa cucina esclusiva che ha avuto il suo tempo ed è rimasta una vera e autentica cucina, perché parliamo di tempi e periodi in cui una brigata di cucina non aveva tutta la tecnologia che c'è oggi, quindi si montava l'albume a neve con olio di gomito, si raffreddavano i cibi con la neve, si manteneva la neve, il ghiaccio con la paglia, non c'erano i frighi, i congelatori, quindi sono tanti aspetti quasi arcaici. Però era bello perché durante queste cene sociali per i nobili soprattutto si facevano dei soufflé, si facevano delle galantine di pollo al pistacchio, dei piatti che magari ormai non si fanno più, ma per me erano dei bei ricordi perché aspettavo il sabato per questa cena sociale per vedere cose diverse che mio padre faceva, preparava per queste cene, per la nobiltà di Palermo. Ah, dimmi un po', come se l'è cavata Sabrina con questa storia dei Monsù? Abbastanza bene, effettivamente vennero poi chiamati Monsù i cuochi nobiliari, esattamente, quelli che servivano la vecchia nobiltà. Allora tu sei pronto per cominciare a dare la ricetta, però prima ci prendiamo un dolcino, ci sentiamo un'altra canzone di Francesca. Aspettiamo Francesca. Ok, d'accordo, assessore. Flying to the sky, I'm a spaceship by my nanny and tonight. Dowdy, 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 sky. I think I can like you, you mother, do like a brother, do like a dude. My crush, my hella like you. We like a brother, do like a dude, you do, you do, you do, do. Do like a man, do man, do. We can do it like the Monday, me sugar, sugar, sugar. We can do it like the Monday, Monday. Hey, we can do it like the Monday, me sugar. Boom, boom, hey. Put me a B.O. No prairie drinks on my guy, I'm a here. Rolling man like a pay. My B.I.T. itches on my dick like this. Dowdy, 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 so guy. I think I can like you, you mother. Like a brother, do like a dude. My crush, my hella like you. We can do it like the Monday, Monday. Hey, we can do it like the Monday. Sugar, sugar, sugar. We can do it like the Monday, Monday. Hey, we can do it like the Monday, sugar. Do 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 do. We can do it. Do 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 do. We can do it. Grazie. Brava.
Brava Francesca, brava veramente. Io non ti avevo mai sentito, ti avevo solo sentito di nome, perché Maestro Lindo mi ha sempre parlato bene di te. Complimenti veramente. Allora restituiamo il libro. Io non ho parole. Grazie veramente, perché ti è piaciuto questo pensiero. Mi ricorda molti periodi belli che abbiamo fatto. E allora, la però, ricetta, però dobbiamo dare adesso la ricetta, non dimentichiamo. Vi avevo detto di prendere carta e penna, quindi mi raccomando, sia uomini che donne, sia donne che uomini, tutti. Allora. Anche perché, aspettando Roberto per le prossime occasioni, diciamo così, aspettando Roberto, che c'ha anche lui insegna in una scuola di cucina. Sì. Potremmo anche lanciare un messaggio, fare la scuola di cucina per le giovani coppie. Ma si può fare. Così non si litigano si le giovani coppie. Si può fare. Onestamente, diciamo, io so ma cucinare. Ma quando facevamo dei corsi di cucina non erano solo donne, no. C'erano pure uomini che li facevano. Dico, possiamo medici, includere nel corso prematrimoniale il corso di cucina, così non ci litighiamo. Chi viene a fare un ricevimento da voi, gli fate un piccolo corso prematrimoniale, così evitiamo fare. Di farli litigare. Fare. Allora, comunque, la ricetta. Eravamo sempre a disposizione pure per sì, te. Lo so. Vedere un po', dimostrare qualche piatto, qualche... Io non mi scordo mai, quando venivo da te, anche se non c'era, la prima volta che mi dicevi, hai mangiato? Sempre. Certo. Io ti dicevo sempre sì, qualche volta ti dicevo no, perché anche se avevo mangiato, volevo mangiare di allora, nuovo. Allora, parliamo della pasta con sarde, che è una ricetta tradizionale alla palermitana, comunque, perché già a Trapani la fanno diversamente, però la pasta con sarde è nata... come la sto dicendo io, con qualche piccolo segreto che magari le casalinghe o chi per loro o i cuochi non lo sanno. Praticamente bisogna preparare, cuocere un cavolfiore, non un cavolfiore, 5 mazzetti di finocchietto selvatico e un pezzetto di cavolfiore. Ecco, questo già è un ingrediente questo segreto. Questo è il segreto che purtroppo sembra una stupidità, ma quando mio padre me l'ha detto, perché me l'ha tramandato mio padre, me l'ha insegnato mio padre, e io ho chiesto ma che c'entra il cavolfiore sul finocchietto, mi ha risposto siccome il finocchietto selvatico è un po' aspro di sapore, ma digestivo, bisogna aggiungere un po' di cavolfiore per addolcire la salsa. Effettivamente ho provato e aveva ragione mio padre. E io allora, quando faccio la pasta con sarda, aggiungo sempre un giummetto di cavolfiore bollito a parte, poi tritato insieme ai finocchietti. E gli ingredienti sono 5 mazzetti di finocchietti, un tocco di cavolfiore, e mezzo chilo di sarde fresche pulite, 4-5 filettini di acciuga, 2 scalogno, un mezzo bicchiere di vino bianco e 2 bustine di zafferano e passolino e pinoli. E preparare un fondo di cipolla hachée, cioè tritata con lo scalogno, farlo rosolare, mettere le acciughe, aggiungere le sardine, un po' di sardine pulite, perché un po' ce li riserviamo per metterli poi intere sopra il condimento della pasta. Appena sono rosolate, buttiamo i finocchietti, bagniamo con un goccino di i finocchietti che abbiamo precedentemente sbollentato e cucinato e poi tritato insieme col cavolfiore e lo allunghiamo con l'acqua del finocchietto. Questo condimento, prima bagniamo con un po' di vino bianco, mettiamo un paio di bustine di zafferano e allunghiamo con il condimento e li facciamo finire di cuocere, ultimare la cottura, 11 minuti di cottura, che si amalgama bene sia il finocchietto, il fondo, la cipolla e l'acciuga sciolta. Sento proprio il profumo del finocchietto. Alla fine prepariamo un po' di sardine e con un po' di cipolla hachée sempre. Un po' d'acqua mettiamo, una bustina di zafferano, un pizzico di sale, li portiamo ad ebollizione e poi le sardine le mettiamo sul condimento e il fiume del pesce che è rimasto lo allunghiamo la salsa che abbiamo precedentemente preparato.
A parte, si può servire a richiesta anche un po' di mollica brustolita. E il piatto è servito. Quando mi inviti? Quando vuoi tu. Questo quantitativo va bene per mezzo chilo di bucatini o di maccheroncello. Mezzo chilo, quindi... Sì. 4-5 persone, mezzo chilo di pasta con le sarde, facciamo un chilo per vorrei dire sempre che se rimane, non dimenticate che se vi rimane della pasta già cotta amalgamata col condimento, potete anche prendere una teglia, mettere un po' d'olio, un po' di mollica e gratinarlo al forno con un altro po' di mollica sopra, e anche l'indomani viene ottima. Ed è ancora più gustosa. È ancora più gustosa perché prende più sapore. Perfetto. E allora, dopo questo, diciamo, invito a pranzo, quanto prima, ti do la parola. Grazie. E tu completi. Grazie. Noi avevamo preannunciato che avremmo parlato di questo importante evento che ricade quest'anno nel 2020, cioè la 30ª edizione della Marcia Bagheria Casteldaccia, che si svolgerà il 26 febbraio, ed è qui con noi l'assessore e vice sindaco del comune di Bagheria, che ci parlerà di questa iniziativa, che in realtà ricade in un momento storico molto importante, dove ci sono anche altri anniversari. Questa è la 37ª edizione, ma ricade ai 40 anni dalla morte di Pier Santi Mattarella e a 20 anni dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale che si è svolta a Palermo negli anni 2000. Un momento molto sempre partecipato da tutta la collettività, arrivano per queste circostanze anche da tutta Italia molti contributi, molte presenze di scolaresche, uomini di pensiero. Centinaia di persone. Innanzitutto occorre fare un attimino quella che è la storia della marcia antimafia e per la legalità, che si svolge da Bagheria a Casteldaccia e la cui prima edizione è del 1983. Un periodo nel quale la guerra di mafia era in corso, il triangolo della morte era un punto nel quale ovviamente i morti ammazzati di mafia erano purtroppo all'ordine del giorno e dove ancora la politica non aveva preso consapevolezza di quello che era invece la necessità di combattere la mafia e di fare quindi una sana politica di anche educazione della cittadinanza, della società civile, delle scuole, dei giovani. Lì nacque la marcia antimafia da Bagheria a Casteldaccia. Successivamente, dopo 30 anni, il Centro Pio La Torre, in collaborazione con Balbelgherib, la rete delle scuole, con i sindacati, infatti, con Libera, con l'amministrazione comunale, stiamo proprio vedendo, scorrono le immagini delle molto immagini importanti. E anche questa ideazione di un fumetto, assolutamente, che è uno sulla vita di Pio La Torre, comunicativo importante. Per raccontare. Quindi a distanza di 30 anni si è fatta nel 2013 una riedizione della marcia, è stata molto partecipata, è stata un'occasione per insegnare a coloro che sono più giovani e che magari non hanno il ricordo, poiché ancora non erano nati, erano troppo piccoli, cosa è stato quel periodo e quanto sia ancora attuale questo tema, e porre al centro dell'amministrazione, della propria vita quotidiana, ognuno secondo le proprie possibilità, ognuno nel proprio campo di lavoro, quello che è il compiere il proprio dovere. Io dico sempre: il miglior modo per lottare alla criminalità e alla mafia è compiere il proprio dovere secondo onestà e coscienza e non fare nulla di straordinario, ma compiere il proprio dovere così come è giusto che lo si compia. Quindi si è rifatta questa edizione nel 2013, nel 2014 è stata intitolata la strada provinciale percorsa, proprio intitolata la marcia antimafia, e adesso poi nel 2018 vi è stata al 35° anno una nuova edizione e ora nel 2020 abbiamo già avuto il patrocinio di Libera regionale, aderiranno sicuramente i sindacati, tutte le varie amministrazioni comunali, le scuole, si sta facendo un grande
lavoro, addirittura con dei consigli comunali aperti, preparatori in tutti questi comuni, dove la cittadinanza insieme alle forze sociali, le parrocchie, le associazioni, le scuole, le forze dell'ordine sono chiamate a dibattere del fenomeno, a dibattere l'attualità della lotta alla mafia, che oggi io direi, per essere molto attuale nel messaggio, io sono anche assessore alla legalità e da un approfondimento che abbiamo potuto fare, io credo che l'attualizzazione di questo messaggio sia e ritorni ad essere la lotta anche alla droga, perché la mafia ritorna ad investire nella droga, che è di nuovo un grande business, un grande business che purtroppo trova al centro e al cuore proprio i nostri territori, le nostre comunità, droga che colpisce tra l'altro una platea di giovani e giovanissimi. L'età media del consumo di droga si abbassa sempre di più, fino ad avere casi di consumo di droga di ragazzini di 8-10 anni che usano delle droghe chiaramente a bassissimo costo, che fanno ancora più male. E noi abbiamo registrato nella nostra attività, ritornando nei quartieri, ritornando nelle zone periferiche, ritornando in quei giardini abbandonati, abbiamo ritrovato nella nostra attività quotidiana e abbiamo subito denunciato ovviamente alle forze dell'ordine strumenti per l'utilizzo della droga, come per esempio la pipetta per il crack o altro. E quindi io penso che bisogna focalizzare tanto l'attenzione su questo fenomeno, un fenomeno che non solo produce un danno fisico, ma io andrei oltre, un nuovo tipo di danno, un danno morale, un danno a quella che è la coscienza delle proprie comunità e di quella che è proprio la possibilità di sviluppo dei nostri territori. Un duplice danno, un danno fisico e un danno morale soggettivo proprio ai cittadini che purtroppo o si scontrano con questo fenomeno. Ecco l'attualità della marcia oggi, ecco perché dobbiamo, come oggi, e io vi ringrazio, dare la massima diffusione di quello che invece è la società civile, nella sua semplicità, ma organizzandosi, può fare per combattere questo fenomeno. Un impegno quotidiano. Io aggiungerei sicuramente questo: non bisogna essere eroi per fare un'azione. Esattamente, semplicemente che uno abbia un attimo di coraggio. E il coraggio te lo dà se tu hai Gesù nel cuore. Chi ha Gesù nel cuore non ha paura di nessuno. Messaggio questo cattolico è il mio motto, e non mi sono mai fermato davanti a niente. Benissimo. Ricordiamo quindi che la marcia sarà il 26 la marcia sarà febbraio. Il 26 febbraio. Da dove si partirà e dove arriverà? Si partirà da Bagheria, arriverà a Casteldaccia. Il Consiglio Comunale Aperto sarà giorno 10 febbraio, quello per esempio della mia città, di Bagheria, di pomeriggio alle 16. Invito tutti a partecipare sia Bene. All'assemblea che ci sarà e poi soprattutto alla marcia. Bisogna essere numerosi accanto ai ragazzi, con in testa le associazioni, Speriamo, le scuole e le istituzioni. Proprio che all'interno delle scuole nasca, oltre che la ripresa dell'educazione civica, anche una lezione di antimafia, per esempio. Devo dire che recentemente è stata approvata una nuova legge che istituisce proprio l'ora di antimafia come ora che si accomuna all'ora di educazione civica, quindi proprio da lì deve partire un grande messaggio. Questa è una bella Benissimo. Cosa, molto bella, Ringraziamo una bella notizia. Ringraziamo intanto tutti i nostri ospiti. Francesca Calì, il maestro Cascino, l'assessore Daniele Vella, la nostra Patrizia Misia. Ringraziamo i nostri sponsor, i tecnici, il nostro regista Gregorio Bellucci e l'ingegnere Rappa, l'editore di TRM. Ci vediamo prossimamente. Vi ricordo che potete trovare le trasmissioni su TRM Web. E gli orari? Gli orari di emissione la domenica alle 23.15 su TRM canale 13 e alle 20.05 su Telenova canale 14. Grazie a tutti, positivo è. Grazie.